Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ritornati su Cult of the Lamb. Per voi non sarà passato neanche un secondo, perché la serie probabilmente continuerà ad uscire nella maniera più classica possibile, ovvero ogni giorno dispari, se non erro. Sì, ogni giorno dispari, se non erro, per quanto riguarda ovviamente la costante, appunto, riuscita della serie. Mentre per me invece sono passati un paio di giorni. Sono passati un paio di giorni perché comunque ho avuto diverse robe da fare. Sono stato male purtroppo con il ginocchio, che dopo anni è tornato a farmi dei capricci. Quindi purtroppo sì, sono un po' zoppicante in casa, però niente di grave fortunatamente, solo piccoli problemi, non di cuore fortunatamente, però piccoli problemi in generale. Allora, cominciamo subito con la nostra, con i nostri rituali giornalieri, no? Quindi facciamo un bel sermone, anche se abbiamo già completato praticamente il nostro albero. Il nostro albero in generale delle abilità. Non abbiamo altro da recuperare. Abbiamo altri mantelli che potremmo ri riprendere più in là. Dobbiamo effettuare il rituale dell'agricoltura. Quindi io direi di farlo subito, che è come obiettivo questo. Dato che ci ha dato la quest il nostro amico, quindi possiamo far crescere immediatamente tutte le nostre piante e far crescere anche la fede. Quindi, olè, alcune piante purtroppo non erano piantate, ma non è un problema. Oggi probabilmente faremo anche altri rituali. Probabilmente faremo anche i rituali per quanto riguarda la fame e per quanto riguarda anche la fede, soprattutto. Io qua intanto inizio a piantare ciò che mi interessa coltivare, anche perché in realtà dovrebbe raccogliere tutto il mio schiavetto personale, ma questo lo vedremo. Tutti che nel frattempo pregano e prendono, ecco, questo aumento di livello. Olè, abbiamo un nuovo comandamento da poter. Perché è cagato qua se c'è il bagno? Se c'è il bagno che hai a disposizione? Pezzo di incivile. Come osi cagarmi nel giardino? Sei veramente una persona cattiva. Ok, a te ho rispettato l'obiettivo, quindi ora dovresti esatto aumentare di livello. Tra l'altro c'è stata la nuova patch che ha migliorato forse i colori. Li vedo un po' diversi, i colori. Non so se è un'impressione mia perché da un po' che non gioco a Cult of the Lamb, ma non lo so, noto che i colori sono diversi rispetto a come erano prima, però potrebbe essere una mia impressione in realtà. Tu sei aumentato di livello o no? Sei solamente. Ok. Allora, qui ci stanno lavorando tutti i sodo. In missione non ho mandato nessuno. Potrei aspettare di fare il rituale per la fede, così da mandare. Però vedi, qua ci sono 81% carne, semi di cavolfiori. Oddio, ma sai che ti dico? Io ti mando a mandare la. Cacchio, l'ho mandato a mandare le ossa, ho sbagliato. Possiamo tornare indietro? Ehi, amico? Amico mio? No, vabbè. Ok, voi andate in missione, andate a fare un po' quello che sapete fare meglio. Io tra l'altro ho l'igiene che sta scendendo. Ah, perché qua era il cesso pieno. E vabbè, però ragazzi, se non me lo dite, io non posso fare i miracoli. Allora, andiamo a cucinare qualcosina per i nostri amichetti. Diarrhea. Poop instantly. Questo in realtà potrebbe essere la soluzione migliore perché non causa danni. Però, ok. Va bene, l'erba per ora non mi serve, quindi.
non devo costruire altre piantagioni, quindi per il momento direi che posso anche lasciarlo così. Andiamo a vedere effettivamente qual è. Ah no, devo anche istituire una nuova, un nuovo comandamento. Me l'ho completamente dimenticato. Eccoci qua. Allora, cosa possiamo istituire? Vediamo cosa ci manca in realtà, perché manca ormai poca roba. Esatto, manca ormai, ecco, sussistenza e il resto. Allora, il culto guadagnano 20 fede quando il rituale del fungo viene effettuato. Increase work speed e devotion generation. Ma 50%... E il 50% di chance dei follower di diventare malati dopo il rituale. Vabbè, malati in realtà non è una cosa esagerata. Guadagnare 20 fede quando il rituale è performato in realtà non è che mi serva più di tanto, perché tanto il fungo poi mi riempie la barra della fede, quindi me la blocca addirittura. Quindi non ho la necessità di guadagnare. Questo invece mi potrebbe far ammalare le persone dopo aver fatto il rituale. Ma sì, dai, male che vada li metto a letto, si riposano e sti cazzi. Però diventano più forti, diventano più veloci nel lavorare, eccetera eccetera. Quindi è comunque un guadagno che ottengo. Va bene, allora la fame è aumentata. A te non ti posso ancora rieducare perché ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Allora qua prendiamoci, esatto, tutto quello che mi interessava, anche perché, esatto, qui possiamo riempire una zona per i nostri malati. Qua ci prendiamo le ricompense. Qui stanno continuando a mangiare. Ecco, facciamo anche due passati di cavolfiore. E anche se cagano sti cazzi, non mi interessa. Va bene, andiamo via. Io direi di comprare un follower, perché me ne serviranno diversi. Ok, questo liberato non è vecchio fortunatamente, anche perché delle volte ho gli scam di follower vecchi che mi vengono venduti. E se non ricordo male, adesso io sono andato avanti, siamo arrivati praticamente al predicatore, siamo arrivati praticamente al terzo predicatore. Quindi oggi, con tutta fortuna, effettueremo dei rituali che mi serviranno per progredire più velocemente nel gioco, ma al tempo stesso uccideremo anche il terzo predicatore. Allora, qui prendiamo i guanti, che non sono sinceramente i miei preferiti per quanto riguarda come equipaggiamento, però lo accettiamo. Ecco, qui li facciamo esplodere. Benissimo. Attenzione che questo attacca. Eccali. Mi ha beccato due volte di fila. Perché mi ha stunnato praticamente due volte. Vabbè, mea culpa in questo caso. Lo facciamo esplodere. Lo facciamo esplodere anche. Lo facciamo riesplodere. Qua lo facciamo esplodere. Va bene, qui non c'è nulla di incredibile. Ah, addirittura i cuori che mi... Addirittura una stanza piena di... Con un cuore e mezzo. Piena di cuori no, però addirittura un cuore e mezzo, che non è affatto male. Però peccato che io sia ancora full. Ah, attenzione che questi sono quelli maledetti che volano, che li odio più di me, con ogni cellula del mio corpo. Ok, fortunatamente non mi hanno fatto danno. E attenzione qua.
Questo è stato un bellissimo colpo. Attenzione. Vabbè. Attenzione che fa il colpo. Ma questi qua mi sembrano nemici nuovi. Perché? Sinceramente parlando, non me li ricordavo questi nemici. Vi giuro, non gioco da un paio di giorni, probabilmente anche settimane, perché comunque ho registrato tutto in anticipo per ovviamente far cominciare la serie. Non l'ho fatta cominciare completamente da zero, perché sarebbe stato un po' assurdo far cominciare la serie da zero. Invece qualche episodio l'avevo già registrato. Quindi, ah, mi sa che hanno sistemato quel coso dell'autotargetting, vedete? Perché adesso i nemici puntano la direzione e vanno verso la direzione. Non fanno più questa sorta di autotargeting, che era veramente fastidioso. Questa sorta di aimbot che gli faceva cambiare le direzioni all'ultimo e che ti shottavano praticamente. Quindi, allora, negozio. Lì c'è un follower addirittura, quindi direi niente male. Lì c'è il punto interrogativo. Qua addirittura un altro follower. Però questo venduto dal negozio potrebbe essere uno scam. Per cui qua io posso girare poi? No. Qui la strada rimarrebbe tutta identica. Quindi niente, sono costretto ad andare di qua. Se voglio andare a liberare quel follower, devo necessariamente andare di qua. Allora, rubiamo la devozione, che siamo tra poco al massimo. Cacchio. Ecco, mi ha colpito lo stesso. Questo perché? Perché ovviamente i guanti mi devono fare più danno con l'ultima combo. Quindi praticamente cosa succede? Che per far attaccare devo perdere tempo e quindi non posso andare a colpetti singoli come magari posso fare con l'ascia o col martello addirittura. Cazzo. Bisogna fare attenzione, perché sì, posso deviarli i colpi in realtà, però devo avere una precisione estrema per poterli deviare. Infatti vedete, già ho perso un altro mezzo cuore. Questo è il curatore, quindi esatto, buttiamolo giù. Questo lo facciamo fuori. Attenzione. Ma lui devi colpirlo quando esce e quando ha finito gli attacchi. Perché attacca praticamente subito. Ok, nuova decorazione. Niente di particolarmente interessante. Oh, ci sono solo martelli qua. Questo è Warhammer, questo è Merciless. Ma io prendo questo, il martellozzo della vita. Purtroppo il martellozzo è un po' lento, ma dà sicuramente soddisfazione.
facendoti shottare praticamente tutto. È difficile da usare comunque il martello, eh. Secondo me l'arma migliore per quanto riguarda il rapporto per quanto riguarda il rapporto danno e ovviamente viabilità è sicuramente l'ascia. È sicuramente l'arma probabilmente migliore del gioco. Credo di averlo ripetuto 277 milioni di volte, ma credo che sia effettivamente così. L'ascia è proprio il perfetto connubio di potenza e velocità. Ok, andiamo avanti. Stanza misteriosa, che non so cosa possa essere. Ah, un dissidente, che questo vediamo cosa vuole. Allora, odio il culto in cui sono relegato. Tutto quello che si fa è lavorare, lavorare, lavorare. Non ho neanche il tempo per dormire. Nel tuo culto i lavoratori tenaci vengono ricompensati? Potrei mettere time off, così lui... Ok, il tuo culto suona molto meglio. Quindi abbiamo ottenuto un altro follower. E quindi già sono due praticamente quelli che devo indottrinare. Più questo terzo, che effettivamente non è male. Non è male. Tre follower in una sola run non è affatto male. Ecco. Praticamente il martello si deve utilizzare quasi come un counter. Si deve utilizzare quasi come un counter. Vedete, fate attaccare i nemici e poi... E poi counterate. Semplicemente. Eccola là. Infatti mi sono fatto prendere come un tacchino. Là si sono buggati due praticamente fuori dalla mappa, ma a me non mi interessa perché tanto li considerano come morti, quindi va bene così. Ecco, e qui siamo adesso dal predicatore addirittura. Niente proprio di meno che dal predicatore. Qui siamo quasi praticamente alla fine. Spero di beccare un'ascia in realtà. Perché affrontare questo predicatore col martello non è il top. Spero di beccare una stanza con le armi e di beccare un'ascia. Giusto per avere comunque una viabilità diversa. Ah, vero, questi attaccano tre volte. Devo fare attenzione. Ah, non mi hanno colpito, che culo. O forse ho negato l'attacco. Anzi, molto probabilmente avrò negato l'attacco. Facciamo attenzione, è che questi non si stunnano. Non ci credo che ho trovato la strada giusta. Minchia, ho trovato veramente la strada giusta a casissimo. No, in realtà voglio esplorare le altre stanze perché, ripeto, se riesco a beccare... Se riesco a beccare... Una stanza con le armi... Eccola. Lo sapevo che mi facevo colpire come un tacchino. Era già avvelenato, non aveva senso di andarlo ad attaccare. Io invece per essere più rapido, per essere più veloce. Oh. Ok. Sì, sì, la preferisco. Preferisco l'ash. Ottimo. Qua ho avuto abbastanza culo in realtà. Ho
avuto abbastanza fortuna. Peccato che ho quel mezzo cuore che adesso è sparito. Però vabbè. Eccoci qua. A noi due. Terzo predicatore. L'avevo già affrontato a quanto pare, perché mi è spuntato il tasto skip praticamente lì sotto. Però non me lo ricordavo. Letteralmente non me lo ricordavo. Anche perché non mi ricordo quale boss è questo. Cioè non mi ricordo assolutamente. Ah sì, ho capito chi era. Eh sì, lui è molto infame in realtà. Ecco, già cominciamo malissimo. Ma che cazzo mi ha colpito? Vabbè. Già subito disintegrato. Vabbè, sono partito malissimo. Non ricordavo completamente sto boss. Non lo ricordavo completamente, è proprio disfatta totale. Dopo due attacchi mi ha disintegrato. Ma perché mi ha colpito due volte nello stesso modo, che praticamente ha creato il fuoco lì. Cioè è proprio veramente allucinante. Scusa, ma tu... Allora, tu vai in prigione intanto. Così, giusto per... A te ti posso rieducare? Finalmente, oserei dire. Così ti posso rilasciare. A te cominciamo il processo di rieducamento. Ok. Mi era scesa la fede in maniera allucinante. Spero di poterla adesso ripristinare come Dio comanda. Ah, lì c'è anche un anziano. Mannaia. Allora. Ah, ecco, potrei portarmi effettivamente... Cioè, potrei provare a fare... esatto. I summon dei demoni, che li volevo provare effettivamente. Sì, sì, assolutamente sì. Allora, c'è qualcuno che ha affamato intanto, quindi adesso inizieremo a fare i nostri rituali speciali che vi ho promesso la scorsa volta. Oh, è tornato. Oh, ce l'ho fatta. Perfetto, grazie. E a questo punto vai a letto, visto che sei stanco, mischino. Tu cosa vuoi? Ho sempre voluto mangiare un pasto fatto dalla cacca. Puoi aiutarmi? Sì. Assolutamente sì. Chi sono io per... Chi sono io per giudicare? No, l'ho bruciato. No! Non ci credo, li ho bruciati due. Ma che... Ok. Ma non capisco perché stanno iniziando adesso tutti quanti a cagare... Cioè, ho capito che siamo di più come gente, però, cioè... Ok, la fede si è praticamente ripristinata da sola, in realtà. Qua possiamo rimettere il coso per far lavorare tutti. Qua possiamo fare la stessa cosa. Qua ci prendiamo altra fede. Devo costruire il... ma cosa mi servono? 4 lingotti... Ah, 3 pietre raffinate. Mi servono 3 pietre raffinate. Ok, allora facciamole fare. Tutte qua.
Vai, così, easy. Qua invece facciamo fare... Ecco, facciamo fare i lingotti, così siamo a posto. Questi dobbiamo toglierli, che è cibo bruciato, purtroppo. Lì c'è un anziano, che mi sa che ora mi converrebbe, mi sa, sacrificare. Lui come lavoro è più debole, quindi non mi conviene metterlo al lavoro, mi conviene metterlo a pregare. Tu invece preghi di meno, quindi ti metto a lavorare, perfetto. Ti metto a raffinare gli elementi. Esatto, vai a refine material. Tu invece, madonna, fai cagà. E quindi ti metto a pregare, visto che come lavoro non ne vuoi sentire. Come i giovani italiani. Oh, oh, oh. Sono simpatico. Ok, ho fatto qua le pietre. Ah, posso creare direttamente il livello 2? Questa struttura viene costruita una sola volta. Ok. Ah, ma perché già l'avevo costruita, mi sa, la prima, eh? Ecco perché. Infatti mi sembrava strano. Mi servono 2 letti addirittura. Non ci sono letti abbastanza per i miei followers. E allora tocca costruire. 1, 2, 3, 4. Ne costruiamo addirittura 4. Ne mettiamo sempre qualcuno in più. Siamo a 18 follower, da quello che ho sentito, anche perché purtroppo non ho notizia certa, è che l'ultimo mondo si deve sbloccare con 19 followers. Quindi ora io uno probabilmente lo dovrò andare a sacrificare, perché poi, essendo vecchio, mi conviene sacrificarlo. Quindi facciamo il sermone. Esatto, vedete, uno è anziano, quindi lo devo eliminare necessariamente. Oppure posso fare anche il rituale del combattimento in realtà. Vabbè, no, ma perché effettivamente... Questo posso farlo? Il funerale? Ah sì, c'è il funerale, lo posso fare. No, vabbè, non c'è bisogno. Tanto questo me lo conservo. Ecco, per ora faccio questo. E così la fede aumenta. Mi dispiace. Esatto, chiunque tu sia. Esatto, ringrazia il culto per aver raggiunto la tua età e per esserti sacrificato per noi. Chi è che mi manda messaggi? Non osate disturbarmi mentre registro. Olè! E la fede aumenta, come è giusto che sia. Ok. I letti ne manca uno, non sono stati costruiti. Vabbè, lo costruisco al volo. Così almeno, esatto, così almeno qua adesso possono dormire tutti. Allora, non so se posso migliorarli, adesso lo vedremo. La fede ovviamente aumenta perché costruisco roba nuova. Allora, li posso aumentare direttamente? No, prima devono diventare shelters e poi devono diventare grand shelter. Vabbè, ci sta ovviamente come cosa. Altrimenti sarebbe un cheat non da meno. Ecco, è scesa di nuovo la fede perché mancano i letti, ma... ho sbagliato, effettivamente dovevo lasciarne uno normale. Però vabbè, questo adesso lo... ma mi sa che ormai non ci arrivo per questa nottata. Credo di non arrivarci proprio. Ok.
Così tutti quanti abbiamo la postazione praticamente per dormire. Gli altri poi la miglioreranno a parte. Anzi, vediamo se la posso già migliorare. Vedi? Sì. Però ovviamente non questa perché altrimenti non ha senso. Poi appena costruiranno le altre le miglioreremo. Quindi va bene così. Ormai aspettiamo la giornata. Ancora non hanno risolto questo problema del piccolo lag tra un giorno e l'altro, che è un po' fastidioso effettivamente da vedere. Cosa vuoi? Build sleeping bed, ma l'ho appena fatto. Ma ho appena costruito degli sleeping bag. Maledetti infami. Va bene, costruiamone un altro. Mettiamolo qua. Poi dovrei costruire anche la scultura, quella del fungo, in realtà, che c'era la missione. Solo che non so quale sia in realtà. Dovrebbe essere questa. Sì. Però mi servono 20 lingotti. Porca troia. Costa parecchio. Allora, come fame siamo messi un po' male. Ok. Tanto a breve in realtà vorrei fare anche una combo di rituale funghi più fame, eccetera, eccetera. Vorrei fare una combo. Vorrei fare una combo. Allora, è tornato nel frattempo anche l'altro dalla spedizione. Credo, perché mi è apparso un sonno improvviso, quindi dovrebbe essere... Ah no, è lui. Ah, è perché ha mangiato. Ok, vai a dormire, dai, riposati. It's not a problem. No, vabbè, dai, come fede, come tutto, in realtà siamo messi abbastanza bene. Allora, cerchiamo di migliorare un po' di... Esatto, mettiamo questo qua e questo qua anche. Così durante tutta la giornata... no, un altro anziano c'ho. Cacchio. Tu rieduchiamo? Purtroppo sì. Si va sempre a crescere, purtroppo. Già. No, questo assolutamente no. Questo addirittura mi permette di 75% per il dissidente. Potrei provarlo addirittura. Allora, rilasciamolo. Ok. Proviamo a fare questa incredibile giocata, dove al dissidente gli diciamo di andarsi a prendere da mangiare. Vediamo se riusciamo a stoppare. No, non ti mangiare. Ecco, bravo. Il 75% è alto comunque come risultato. Oh, hai visto? Ce l'abbiamo fatta, vedi, in un colpo solo. Non è più dissidente, top, oserei dire. Vabbè, volevo costruire un altro bagno. Quindi qua mettiamo il legno. E qua mettiamo altro legno. In modo tale da permettere... Aspetta, tu hai una missione compiuta? Ah, ok. Non so cosa ho fatto, però va bene.
Ok, evochiamo i demoni. Ah, vedi, ma diventano i miei follower i demoni praticamente. Better health drops. Better health drops, che non è more explosion damage. Allora, io quasi quasi faccio una bella cosa. È vero, quell'anziano giustamente non lo posso fare. Questi sono tutti abbastanza giovani. Ecco, portiamoci quelli più vecchi. Allora, lui convertiamolo in demone. E facciamone un altro. Ok, melee attack the closest enemy. Però giustamente io li perdo come follower, giusto? Perché vengono convertiti in demoni. Eppure no, sempre 17 me li dà. Me ne dà sempre 17. Quindi vuol dire che forse, forse, a meno che non muoiano o muoia io, non li perdo. Ok, figa sta cosa, mi piace. Allora, mandiamo qualcuno in missione? 73%, vorrei qualcuno con una percentuale 74, 73, 77% per la carne, quindi direi abbastanza valido. Ok. Ok, questi sono i miei demonucci. Bene, possiamo andare. Andiamo a provare un'altra spedizione. Qui c'è un follower che intanto lo compro perché ne vale la pena. Almeno ce l'abbiamo uno fisso. Qualsiasi cosa succeda. Andiamo a vedere le armi con cui cominceremo questa nostra spedizione. E poi ci vediamo direttamente dal boss, magari. Così evitiamo di perdere tempo durante tutta l'esplorazione che magari appesantisce l'episodio. Ecco, altra volta le mani. Va bene. Va bene. Andiamo a vedere se riusciamo ad arrivare dal boss. Se no, ci rivediamo per chiudere l'episodio dopo. Niente, purtroppo non siamo riusciti a chiudere la missione di spedizione. Purtroppo, veramente con i guanti. Veramente ogni volta che mi capitano i guanti è praticamente un casino allucinante. Non riesco letteralmente a giocare. Cioè, veramente i guantoni per me sono l'arma peggiore in assoluta del gioco. Non riesco. Veramente non riesco letteralmente a fare niente. Quindi, come prevedibile, ovviamente sono stato sconfitto. Ho provato anche la. Cioè, ho provato anche i demoni, che comunque mi erano stati consigliati, mi erano stati detti anche essere un qualcosa di figo in realtà all'interno del gioco, ma boh, probabilmente perché ho fatto forse la scelta sbagliata, ma non mi hanno entusiasmato più di tanto, se devo essere sincero. La cosa positiva è che i follower non muoiono, quindi se tu li porti in missione e li trasformi in demone, loro praticamente non crepano. Questa è una cosa ottima. Così tu puoi comunque utilizzarli più volte. Ora, per esempio, ho costruito il circolo demoniaco di livello 3. Quelle sono conchiglie? Cosa sono quelle? Non le ho mai trovate quelle conchiglie. Tu hai una missione? Cosa vuoi? Sono malate, possono joinare? Assolutamente sì. Sono comunque follower. Uno lo mettiamo nella tenda, gli altri poi li mettiamo a letto e siamo a posto. Qui facciamo la pietra. Ma quelle sono conchiglie? Ma che materiale è le conchiglie? Non le ho mai viste. Cioè, non so neanche dove effettivamente dovrei andarle a prendere. Allora, va bene, tu per la preghiera fai cagà, ma per il momento va bene così. Vai a letto. Trofeo guadagnato.
Anche a te ti dico subito di andare a letto a riposare. Che poi non capisco dove stanno andando, perché io comunque qua c'ho la tenda. Ecco, ce l'ho la tenda, quindi tu puoi riposarti qua, ti curi prima almeno. Allora, qua prendiamo tutto. A te ho fatto la missione, quindi mi dai... Esatto, mi dai punti. Detto questo, io direi di concludere l'episodio di oggi facendovi vedere appunto una combo di... rituali che comunque si possono effettuare e che una volta compiuti vi daranno un grosso vantaggio all'interno del gioco. Per cui io direi di andare qui dentro. Facciamo il nostro sermone mattutino, così ovviamente recuperiamo un po' di fede, anche se in realtà adesso la fede l'avremo al 100%. C'è anche un vecchietto che probabilmente dovrei eliminare. Dovrei assolutamente eliminare. Ok, facciamolo. Facciamo un combattimento, vediamo se riusciamo a eliminarlo tramite il combattimento, che potrebbe essere la cosa positiva. Mettiamone uno giovane, giovane, così lo facciamo prendere. Ecco, tu che sei giovanissimo. Vediamo se il giovane riesce a battere l'esperienza dell'anziano. No, l'anziano vince. Ovviamente lo teniamo in vita perché il giovane non lo ucciderei mai e poi mai. Quante ossa abbiamo? 56. Allora ne abbiamo poche. Pensavo di averne molte di più. Allora non mi conviene. Non mi conviene per il momento fare la combo di rituali che voglio, perché mi serviranno più ossa. Quindi faccio una cosa: vado un attimo in spedizione, vedo dove riesco ad arrivare, accumulo delle ossa e poi vi faccio vedere quello che ho intenzione di fare per chiudere questo episodio. Allora, signori, ho fatto un giro, in qualche, ovviamente per raccimolare delle ossa. Ne ho raccimolate un paio. Ovviamente, la situazione si sta un attimo complicando perché non sono riuscito comunque a battere il boss. Ovviamente. Ci ho sperato da un lato di non batterlo perché comunque sia lo volevo registrare e non stavo registrando, quindi ho detto vabbè, fortuna che non sono riuscito a buttarlo giù. E adesso direi che send Fearno in prigione. Sì, ma chi è Fearno ora? Fearno. Questo è affamato. Questo è già in prigione, ma non so chi sia. Oddio. Chi è FF Arno? Allora, cult, quest, ma che non c'è un elenco? Che non c'è un elenco dei follower che mi faccia vedere? Fenun, ma questo qua è affamato. Fina, Belzebub, Pabre. Oh, dove sei? Ah, eccolo, Fearno. Imprigioniamolo subito al volo e lo sprigioniamo subito, giusto per farci dare. Ok, adesso lo possiamo rilasciare. Qua gli mettiamo i fiori, così guarisce subito. Allora, prendiamoci la ricompensa. Andiamo a completare anche l'ultimo comandamento, così finalmente li abbiamo conclusi tutti, e facciamo poi i rituali che appunto mi permetteranno di non avere più fame
e di incrementare anche la fede per quanto riguarda i miei followers. Poi dopodiché chiuderò l'episodio e cercherò di registrare un altro episodio dove appunto vi farò vedere come sconfiggere il terzo predicatore, e poi ci addentreremo verso l'ultimo bioma e poi finalmente verso il vero finale di questo titolo. Quindi ultimo comandamento sbloccato, culto che guadagna nel Sacred Architecture Trait più 5 di fede quando una nuova costruzione viene guadagnano più fede. No, facciamo questo perché tanto ormai predicando il sermone non mi interessa più di tanto, ormai i sermoni potrei anche skipparli, quindi va bene così. Allora, rituale. Vi faccio vedere un po' di combo che si possono ottenere con i rituali. Innanzitutto il rituale del brainwash, così la nostra fede non può vacillare, visto che faremo comunque dei rituali che mi toglieranno della fede, che in teoria dovrebbero togliermi della fede, mentre invece così non c'è pericolo di perdere fede, perché appunto la mia fede non vacillerà e resterà bloccata. Ecco qua, al massimo, e tra l'altro ora viene anche lockata. Successivamente a questo facciamo i nostri lavoratori che non praticamente dormiranno per 2 giorni e continueranno a lavorare in maniera alacre per 2 giorni di fila, o 3, non mi ricordo quanti erano. E poi, qualora necessitiate di soldi, necessitiate comunque monete in generale, si può effettuare anche il rituale delle donazioni, che è questo, cosa che a me non interessa per il momento, anzi no, che è questo in realtà, perché questo è quello di far diventare un esattore, mentre invece questo qua ci permette di prendere dei soldi, cosa che a me non interessa. Ah, questo è per la devozione, mentre invece questo è per il lavoro. L'altro invece sarà quello per la fame, quindi in questo momento in poi la fame verrà bloccata e non ci saranno più ripercussioni per quanto riguarderà appunto lo stimolo della fame, dato che tutti quanti adesso non avranno più fame e verranno automaticamente tra virgolette saziati. Ecco, vedete? Quindi anche la fame adesso è ripristinata. Non ne posso fare altri, avrei fatto anche questo del lavoro, ma sinceramente c'è poco da lavorare, quindi va bene così. Ecco, il mio problema è che adesso sono tutti quanti malati, quindi ho il problema che tutti quanti sono malati. Bene. Non credevo potesse succedere, però effettivamente è successo, anche perché in realtà le percentuali dovevano essere più basse rispetto al normale, invece no. Sono praticamente tutti quanti malati e devo metterli a letto. Vabbè. Non è un grossissimissimo problema, perché comunque mettendoli a letto la loro salute si ripristina abbastanza velocemente, quindi è un rischio che purtroppo ho preso con l'ultimo rituale, quello del fungo. Show us the power of your life, murder Grenana. Ecco, uno è morto lì. Ok, prendiamoci la carne. Dobbiamo uccidere Grenana. Chi è Grenana? Dove sei, Grenana? Qui nel frattempo si è distrutta anche la fattoria di legno, quindi adesso la... Tu vai a letto. Grenana. E mi dispiace. Tanto la fede non mi cala, quindi va benissimo. Vedete, potete fare tutto quello che volete praticamente, perché non calando la fede siete i padroni del mondo praticamente. Allora, qui costruiamo l'altra farm di legna che si era distrutta qui. Eccola qua, la costruiamo. Tu come sei malato, quindi vai a letto.
Qui possiamo assegnarlo a qualcuno. Ecco tu che sei malatissimo. Non credevo che si potessero ammalare tutti in una volta. Cioè sì, c'era la possibilità ovviamente di farli ammalare tutti in una volta, però cioè non immaginavo fosse veramente così comune. A saperlo prendevo l'altro, quindi non fate il mio stesso errore, prendete l'altro rituale, così almeno non vi si ammaleranno e il fatto praticamente di non perdere la fede avrà un senso fondamentalmente. Comunque l'episodio direi che è durato tantissimo. Ho fatto un super mega episodio che da un lato ci sta, perché comunque Cult of the Lamb purtroppo porta via tantissimo tempo durante tutte le varie fasi che si fanno, però ci sta, fondamentalmente ci sta. Allora miglioriamo anche quell'altro letto, ecco qua, facciamolo migliorare. E direi che vi ho fatto vedere appunto le combo più interessanti per quanto riguarda i rituali, tranne per l'ultimo, perché l'ultimo purtroppo mi è fallito, quindi meglio non farli ammalare e tenerli attivi, mentre invece vedete le altre combo mi permettono di ottenere tantissimo vantaggio per giorni interi. Allora trasformiamo altri due demoni. Ecco, questo qua è buono, che spara proiettili. Questo è veramente ottimo. Il minion che spara proiettili è comodissimo in realtà. Questo collect il flavor. Questo va avanti. Questo more explosion damage. Questo va via e ritorna con red heart. E non ne ho altri che giustamente possono trasformarsi. Allora facciamo questo. Che questo qua, better drop health. Almeno posso curarmi in giro. Qui mandiamo in spedizione anche lui con la carne 90%, che è ottimo. Però mi sa che non posso mandare più nessuno perché sono già due in spedizione. Sì, l'altro tornerà praticamente il giorno dopo. Va bene. Detto questo, signori, non c'è nient'altro che dobbiamo fare per il momento, quindi vi ringrazio per essere stati con me e spero di avere più fortuna la prossima volta. Bye bye!